è stato presentato il Festival del Vittoriale Teneramente, che tra l'1 e il 26 luglio tornerà ad illuminare per la 12ª edizione il palco Vista Lago dell'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera. Rock, jazz, blues ma anche indie. I linguaggi musicali che si alterneranno nella rassegna non hanno confini. 13ª edizione, sono decisamente delle edizioni una diversa dall'altra, anche se c'è un grande filo rosso di evoluzione del festival, che adesso è prettamente un festival musicale con una forte vocazione internazionale, quest'anno una grande presenza di cantautori internazionali straordinari, da Damien Rice, Sozier, Tom Odell, James Bay, Dean Lewis, e poi però anche grandi musicisti, perché quella noi da lì veniamo, dalla musica pura, quindi dal giovanissimo Jacob Collier, un genio del jazz, che ha tra i suoi estimatori Coldplay e Herbie Hancock, allo stesso Herbie Hancock, un vero pilastro, una leggenda della musica jazz, l'ultimo elemento rimasto in vita del quintetto originale di Miles Davis, che il 21 di luglio con il suo quintetto arriverà sul palco del Vittoriale. E poi ancora Stuart Copeland, batterista fondatore dei Police, Nick Mason, batterista fondatore dei Pink Floyd, insomma tantissima musica di alta qualità, anche musica italiana, da Manarino a Fiorella Mannoia, Venerus, Fabio Concato, tantissimi appuntamenti dall'1 al 26 luglio. Omaggio poi a... Soprattutto c'è un grandissimo appuntamento che si rinnova con nostra enorme soddisfazione, la curatela artistica di Paola Veneto, da 6 anni a questa parte ci permette di realizzare Più Luce, una performance poetico-musicale che è attorno al tema della poesia, genere letterario del padrone di casa. Quest'anno il tema è La sete che brucia e costruisce tutta attorno al tema dell'eros, non inteso come pulsione sessuale, ma come pulsione vitale, di grande amore, di grande attaccamento alla vita in maniera quasi carnale, profondamente viscerale. Sarà interpretato da 2 attori, Roberta Barbiero, attrice, e Umberto Terruso, attore, e da un trio di musicisti, il trio di Rita Di Tizio, che è una grande fisarmonicista italiana e che sciorinerà il proprio repertorio tutto fatto di musica sudamericana, tango, piazzolla, omaggio ovviamente a quel grande fisarmonicista che è Richard Gaillanot, e insomma un repertorio che ben si sposa con questo tipo di pulsione. Confermato anche quest'anno l'apprezzatissimo Teneramente a 4 zampe, che permetterà di accedere agli eventi con i propri cani, accolti gratuitamente con ciotole per l'abbeveraggio, cucce e biscotti. Saranno 16 posti zampa per ciascun concerto, collocati in posizioni studiate per consentire a tutti la migliore esperienza, senza recare disturbo alle altre persone. Si tratta dell'iniziativa Teneramente a 4 zampe, è un'iniziativa speciale che ci consente di accogliere in teatro 16 cani per ciascun concerto, che possono quindi godere dell'esperienza concerto insieme ai loro padroni. Sono 16 posti zampa loro dedicati, in posti che abbiano le caratteristiche per permettere la convivenza tra cani e pubblico il più serena possibile, e in corrispondenza di questi posti i proprietari dei propri cani trovano tutto un kit di speciale benvenuto che consiste in cucce, ciotole, snack, pappa per i cani, insomma, perché tutti godano della migliore esperienza possibile. È un biglietto acquistabile? È un biglietto che si può il posto zampa va prenotato tramite la nostra biglietteria, quindi chiamandoci ai numeri di telefono dedicati. Ovviamente il biglietto per il cane non è un biglietto a pagamento, il cane entra gratuitamente, ma invece i posti umani vanno prenotati esattamente in corrispondenza di quelli che sono stati pensati per questa iniziativa.